critica del ragionamento umano contro la logica della fede. C'è una logica umana fatta di ragionamento, quella in cui tutti funzioniamo, qualcuno meglio, qualcuno peggio, qualcuno riesce a farla funzionare bene questa logica, qualcuno magari ha qualche difficoltà in più, ma comunque tutti quanti funzioniamo con la logica del ragionamento umano. Ma c'è un'altra logica, che è la logica della fede. Vede la logica della fede. Noi credenti siamo chiamati ad imparare a vivere e ad operare e a rispondere alle circostanze con la logica della fede. Andiamo a guardare allora insieme, vedremo tre esempi nella Bibbia quest'oggi, no? Dove possiamo imparare qualcosa, dove possiamo appunto apprendere questa logica della fede, come funziona e come possiamo iniziare a metterla in pratica nella nostra vita. Avete voglia di metterla in pratica nella vostra vita, la logica della fede? Non siete stanchi di vivere con l'affaticamento della logica del ragionamento umano? Non siete stanchi di ragionare, cercare di trovare una soluzione con le vostre forze? No, io sì. Io mi sono stancato, io sono arrivato a quel punto di stancarmi e ho scoperto un'altra logica molto migliore, una logica superiore, una logica molto più forte, che è la logica della fede. Ho iniziato a vivere secondo questa logica. Allora andiamo a Ezechiele capitolo 37 nelle nostre Bibbie. Ezechiele 37 è conosciuto come capitolo perché è il capitolo delle ossa secche. Ossa secche. Qualcuno qua conosce la Bibbia, meno male. È il famoso capitolo dove Dio porta il profeta Ezechiele in visione a vedere questo campo sterminato davanti a lui, questa valle davanti a lui, piena di ossa secche. Ossa sparpagliate, il femore lì, il teschio là, un'altra mandibola dall'altra parte, tutte queste ossa buttate qua e là, ed erano ossa umane. E in quel momento particolare rappresentavano il popolo di Israele, questo esercito di Dio, che si era ridotto per vari motivi ad un campo di ossa secche. E Dio fa una domanda specifica al profeta. Dio gli fa una domanda, mostra al profeta queste ossa e gli dice al profeta: possono queste ossa vivere? Ed è una bella domanda, se pensi, no? Davanti a questo campo pieno di ossa secche. E se questa domanda venisse fatta da uno scienziato, no? Uno scienziato ti porta a vedere un cimitero, no? È un cimitero aperto dove le ossa si vedono, sono sparse lì, e ti fa la domanda: possono queste ossa vivere? Che cosa gli risponderai? No. No, le ossa non possono vivere, sono morte. Le ossa significa che erano una volta dei corpi umani, erano una volta degli esseri umani, c'era della vita dentro di loro, ma ormai è passato tanto tempo, la vita se n'è andata tanto tempo fa, ormai sono ossa. L'unica cosa che può succedere a queste ossa è che diventino polvere, no? L'unica evoluzione che può, no? Arrivare a queste ossa, no? È di trasformarsi in polvere. Se fosse uno scienziato a fare questa domanda. Ma non è uno scienziato che gli fa questa domanda, non è un professore di scienze, no, che sta interrogando il suo alunno. Qui è Dio che sta interrogando il suo profeta. Allora andiamo a vedere come il suo profeta risponde. Ezechiele 37, il verso 3, mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Ed è la risposta migliore che il profeta poteva dire. Perché? Perché avrebbe potuto rispondere, se fosse stato interrogato da un professore, un'interrogazione quinto liceo scientifico, un professore che chiede, devi recuperare un 4 che hai preso all'altro esame, possono delle ossa rivivere? No, e tu tranquillo, no.
abbiamo visto che non è un professore. Però può il profeta dire sì, certo, se dicesse sì, certo, posso venire, dovrebbe parlare con la sua fede, dovrebbe guardare dentro di lui e pensare, questo probabilmente per un attimo Ezechiele lo ha fatto, e ha pensato, ho abbastanza fede di poter dire questa circostanza impossibile può essere trasformata, è qualcosa che ormai ha perso la vita da molto tempo può tornare a vivere, ho abbastanza fede per questo. Ezechiele probabilmente ha pensato a Eliseo, che aveva riportato in vita un bambino che era morto da poche ore, forse una giornata. Quindi c'era già successo prima di lui dei morti che erano tornati in vita, ma erano morti da poco. Il massimo poi sarebbe arrivato più tardi Gesù a far rivivere una persona morta da 4 giorni. Ma qui si sta parlando di persone morte da lungo tempo, ormai sono ossa, ci vuole un bel po' di tempo perché un corpo umano si decomponga completamente per lasciare solamente ossa. E non è poi una persona sola, stiamo parlando di un esercito, forse 1000, forse 10.000, forse 50.000 persone. Posso io con la mia fede far rivivere le ossa di 50.000 persone? Ezechiele si è guardato bene dentro e ha detto no, non credo proprio di poter fare questo. Allora se rispondo sì, no? Insomma sto dicendo una bacianata, perché so il ragionamento umano che non è possibile, no? Se rispondo no, no? Se rispondo sì, dovrei avere la fede per farlo e non ce l'ho. Allora cosa rispondo? Signore Dio, tu lo sai, tu mi fai la domanda e io ti dico che tu hai anche la risposta. E questa è la risposta migliore che possiamo dare a te. Esatto. Sei mai trovato in questa situazione? La domanda per te oggi è questa. Guarda a te stesso. Ti sei mai trovato davanti, forse ti stai trovando oggi, davanti a una situazione, a una circostanza impossibile, è veramente impossibile, sono ossa secche, non si può più fare niente, e la tua risposta col ragionamento umano è questa, non c'è più niente da fare, la situazione è finita, it's over, no? Dico, non dico bene, non è giù, no? In inglese, non è giù, no. È finita, no? Non c'è più niente da fare. Guardi la tua fede, dici, vabbè, sono un uomo di fede, sono una donna di fede, però guardi la situazione e dici, ma ci ho pregato così tanto, ma ci ho anche creduto così tanto, ma non è successo niente. E allora vai da Dio e dici, Signore, sai una cosa, a questo punto tu lo sai, io me ne vado a dormire, voglio farmi un bel riposino. Non la smetto di affaticarmi sopra questa situazione o sopra questa circostanza impossibile. Veramente non lo so più che cosa fare. E credetemi, questa è una buona posizione in cui essere. È una buona posizione trovarsi come Ezechiele, dove non puoi rispondere no, dove non puoi rispondere sì. Allora dici, sai una cosa, Signore? Credo che tu lo sappia. O se non lo sai neanche tu, allora è utile neanche che ci provo, perché se non puoi sapere tu che sei Dio. Perché stiamo parlando di Dio, stiamo parlando di un altro uomo, stiamo parlando di un altro che vive nei nostri limiti, nelle nostre circostanze, stiamo parlando di Dio, l'onnisciente, cioè colui che conosce ogni cosa. Però per forza deve sapere lui. Allora ogni tanto possiamo andare da Dio e dirgli, sai una cosa, Signore, sai questa situazione, vedi questa circostanza, vedi dove mi trovo? Beh, voglio sapere cosa ne pensi tu. No, adesso voglio sapere cosa farai tu di questa cosa, perché io sono arrivato a tempo di non sapere più che cosa fare. Questo è dove incominci a entrare nella scuola della logica della fede. Ed è lì il punto dove dobbiamo arrivare per poter entrare in questa accademia che si chiama la logica della fede. Perché è il momento in cui possiamo lasciare da parte il nostro ragionamento umano. No, la logica del nostro ragionamento umano ci dice non è possibile. Allora è anche utile che ci provi, tanto non è possibile. La nostra fede ci ha già lasciato a piedi quando abbiamo digiunato, pregato e fatto
non è successo molto, a questo punto dobbiamo usare la logica della fede. E la logica della fede funziona in maniera molto diversa dalla logica del nostro ragionamento umano. Ad esempio, parliamo ragionamento umano. 5 più 2 uguale? 6, per qualcuno 6, per qualcuno 5, per uno 7. Non c'è qualche laureato in matematica qua? Qualcuno con una laurea in matematica che mi può dire con esattezza quanto fa 5 più 2? 7. 7, siamo sicuri? Siamo tutti d'accordo? Sì. 5 più 2 fa 7. Ma se invece pensi con la logica della fede, 5 più 2 non fa 7, fa 5.000. 5 più 2 fa 5.000. E ve lo dimostro quando andiamo al Vangelo di Matteo, al capitolo 14, e leggiamo dal verso 15. Matteo capitolo 14, dal verso 15. Facendosi sera, i discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata, congeda la folla affinché possa andare nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 panni e 2 pesci. E gli disse: portatemeli qua. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese 5 panni e 2 pesci, alzati gli occhi verso il cielo, pronunciò la benedizione, poi, spezzati i panni, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati, e si raccolsero dei pezzi avanzati, 12 ceste piene, e quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Quindi 5 più 2 fa 5.000 più il resto di donne e bambini. Non c'è pure la virgola, con tutte le altre, no, forse 5.000 donne e altri 2-3.000 bambini, no? Quanta gente! Gesù cosa fa? Dice ai suoi discepoli: date voi da mangiare. Ma prima notiamo una cosa. Cosa fanno i discepoli? I discepoli cosa dicono a Gesù nel verso 15? Il luogo è deserto e l'ora è già passata. Davanti a noi c'è un'impossibilità. Tante persone affamate, tu hai predicato tutto il giorno, sta calando il sole, qui intorno non c'è nessun McDonald's, non sappiamo neanche un Kentucky Fried Chicken, si trova qua in giro, come facciamo? È meglio che mandi a casa queste persone. Questa è la tipica risposta del ragionamento umano. Quante volte hai risposto così anche tu davanti al problema? Mandiamolo via, togliamolo di mezzo. Perché questa è la tipica risposta del ragionamento umano. Quando si trova davanti una circostanza impossibile, una circostanza che con le proprie risorse non può soddisfare, cosa fa? La mette da parte. Mettiamo da parte il problema, no? Evitiamolo. Signore, evitiamo questo problema. 5.000 uomini fino adesso ci hanno ascoltato, ci hanno applaudito, gloria a Dio, no, erano tutti con noi, adesso sono diventati improvvisamente un problema, perché hanno fame. È una folla affamata, è molto pericolosa, anche dietro Berlusconi in questi giorni. No, non devi affamare il popolo, no, sapeva qualcosa anche la regina di Francia, no? E altri prima di lui hanno imparato questa lezione, ma un altro Gheddafi e altri ancora. Non affamare mai una folla, no? Perché diventa molto pericolosa. I discepoli erano furbi e lo sapevano, no? Erano abbastanza saggi da dire che questi qua cominciano ad avere fame, no? Mandiamoli a casa, togliamo di mezzo il problema. Ma questa è la nostra natura, questo è il nostro ragionamento umano, facciamo così anche noi. C'è un problema davanti, c'è una situazione, non so risolverla, va bene, via, andiamo avanti, facciamo qualcos'altro. Ma in questo caso c'è Gesù, in questo caso con loro c'è Gesù. E cosa fa Gesù? Gesù gli dice: no ragazzi, devo insegnarvi una lezione,
Certo, secondo il vostro ragionamento umano avete ragione, togliamo il problema, andiamo a casa, si arrangiano, se la vedono loro, no, arriveranno o non arriveranno a casa, non è un mio problema, io ho predicato, ho fatto quello che devo fare. No, dobbiamo risolvere questo problema, perché la logica della fede vuole sempre risolvere il problema. La fede ci serve per risolvere i problemi, non per metterli da parte o per darli a qualcun altro. No, se no la fede non serve. Allora Gesù gli dà una bella lezione di logica di fede e gli dice: che cosa avete? Parte sempre da quello che abbiamo, vediamo che cosa c'è. Inutile che cosa, no, se avessimo questo, no, o se potessi avere quello, o se fossi nato in quell'altra famiglia, o se vivessi a Londra, o se fossi qui, o se fossi là, o se fossi... No, che cos'hai? E in questo caso ti portano quello che hanno, 5 pani e 2 pesci, che non è sufficiente. Sei mai trovato davanti a una situazione in cui i tuoi mezzi, le tue possibilità sono insufficienti? E che cosa fai allora? Se sei un credente vai da Dio e fai bene. Ma che cosa fa Dio? Prende quel po' che tu vai lì da Dio e dici: Signore, tutto quello che ho qua lo metto davanti a te. E Dio prende quel po' che hai e lo spezza. Gesù prende 5 panni e 2 pesci e li divide per 12, il che diventa meno di mezzo panino, forse no, 4,5 di panino, non so, no, la divisione perfetta, no, 5 diviso 12, comunque dovrebbe essere meno di metà di ogni panino, e un pezzettino di pesce, no? Magari Tommaso si trova con quel quarto di pane e la coda di un pesce. No, cosa è Tommaso? Tommaso, quell'altro si trova con una isca, no? E con un altro pezzetto di pane. Ognuno di loro con questo pezzettino di pesce e questo pezzettino di pane. Guardano Gesù e gli dicono: questa volta veramente non abbiamo capito questa cosa. Cioè, già avevamo portato che era poco, e tu pure lo dividi. No, io ci faccio la vostra roba, non mi salta neppure a me. E Dio a volte fa così: prende quello che abbiamo, che è già poco, e ce lo divide pure. E diventa praticamente più che impossibile, no? E dice: ecco, a questo punto date voi da mangiare, no? A questo punto ho cominciato a usare la logica della fede. E io non so, non ci spiega bene esattamente come sia successo questo miracolo, cioè se improvvisamente nelle mani di questi discepoli si sono trovati con questo impagliottone enorme con pesci che gli uscivano dentro la giacca, no? Che cosa sta succedendo? Hanno iniziato a distribuire così? Oppure man mano andavano in giro con sto pezzetto e mentre lo davano, un pezzetto del loro pezzetto lo davano a un uomo, questo pezzetto boom, si gonfiava e diceva: non ce lo spiega, ma è successo. I piccoli pezzetti hanno sfamato questa grande folla con la logica della fede, perché il ragionamento umano mi diceva: non è possibile, la folla era come le ossa secche, non era possibile sfamare. Non c'era Gesù. Quando tu dici: a Dio, tu lo sai, tutto quello che ho è questo e non è sufficiente per questa mia situazione, ma io credo che tu puoi farlo e sono pronto a fare quello che mi dici di fare, allora incominci a usare la logica della fede, allora incominci a vedere il miracolo, allora lì entri nel soprannaturale, perché noi cristiani siamo chiamati a vivere nel soprannaturale. È la cosa più noiosa di questo mondo, essere cristiano e vivere nel naturale, perché se devo vivere nel naturale preferisco essere non cristiano, almeno qualche divertimento me lo tolgo, no? Invece come cristiano non c'è neanche fra virgolette divertimenti nel naturale, almeno fammi godere dei divertimenti del soprannaturale. Fammi vedere come poter sfamare 5.000 persone con un pezzettino di pane e una lisca di pesce. Fammi vedere come delle ossa secche possono tornare a vivere e diventare un grande esercito. E fammi vedere qualcos'altro ancora più straordinario, che lo leggiamo in Matteo capitolo 14, poco più avanti. Quindi è qualcosa che succede, teniamo a mente questo, subito dopo che Gesù
ha sfamato questa folla, che i suoi discepoli hanno sfamato questa folla, nel miracolo che Gesù ha fatto. Vediamo cosa succede subito dopo. Matteo 14, dal verso 27. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E gli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciò ad affondare. Gridò: Signore, salvami! Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo: veramente, tu sei figlio di Dio. Vediamo che poco dopo questo miracolo, poi dopo che sono state saziate queste folle, se ne sono andate a casa, e Gesù ha mandato il suo discepolo con la barca e gli ha detto: andate dall'altra riva, andate dall'altra parte del lago, io rimango qua per pregare, no? Intanto andate là, poi non preoccupatevi, vi raggiungo. E poi durante la notte invece, no? Gesù decide di raggiungerli, no? Ma non con il ferry boat, no? Non col traghetto, ma camminando sull'acqua. Decide di fare questo miracolo, dobbiamo ammettere, stravagante, perché è stravagante e non è neanche in fondo necessario, perché Gesù poteva pigliarsi una barca, no? Cioè poteva, aveva sicuramente da poter pagare, uno poteva traghettare dall'altra parte, o poteva andare con i suoi discepoli, poteva fare qualunque altra cosa, ma invece decide di camminare sull'acqua, di fare questo miracolo stravagante. Noi sappiamo, il nostro ragionamento umano, la nostra logica umana ci dice che un corpo solido, quando lo metti nell'acqua, si immerge, va sotto. Avete mai provato ad andare nell'acqua? No, e sapete che quando andate nell'acqua iniziate ad andare sotto, solamente se poi mettete a fare il morto, così magari potete rimanere a galla, no? Nel mare, se stai disteso così, abbastanza rilassato, no? Riesci a stare a galla, ma se no, no, normalmente se stai in piedi vai sotto. Invece Gesù cammina tranquillamente, come io cammino su questo pavimento, lui sta camminando sull'acqua e va verso i discepoli, che hanno appena partecipato a questo miracolo straordinario, che hanno appena potuto sperimentare la logica della fede, no? Ma ecco che si trovano davanti a un altro miracolo ancora più strabiliante. Guardiamo la risposta di Pietro, mi piace sempre come risponde Pietro, no? Perché le sue risposte sono sempre particolari, no? Ma Gesù gli dice, no? Coraggio, sono io, non abbiate paura, perché quando lo vedono una figura sull'acqua, no? E questi poveracci pensano che è un fantasma, no? Tra l'altro, no, c'era una credenza popolare di quel tempo in Israele, nel tempo antico, che un marinaio poco prima di morire vedeva un fantasma sull'acqua, no? C'era questa leggenda che i marinai prima di affondare, no, avevano delle visioni, vedevano appunto dei fantasmi sull'acqua, vuol dire che la nave stava per affondare e quei fantasmi li chiamavano a loro. E quindi vedono questa figura camminare sull'acqua, pensano: ecco fatto, no? Qua questa volta affondiamo, è arrivato il fantasma della morte a prenderci, no? Allora gridano, spaventati. Gesù gli dice: coraggio, sono io, non abbiate paura. Ma la cosa più bella è la risposta di Pietro. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Allora, se quello era, mettiamo conto, uno spirito beffardo o qualche spirito di morte, no? Ed era uno spirito, semplicemente un fantasma, secondo voi, dopo che gli aveva appena detto coraggio, sono io, non vi preoccupate, Pietro gli chiede: se sei veramente tu, quello gli diceva: no, stavo scherzando Pietro, no, non sono io, sono un fantasma, no? Ovvio che se ti prendeva in giro prima, ti avrebbe preso in giro anche dopo, no? È una risposta che non segue la logica. Ma il punto è questo: Pietro aveva perso ogni logica umana, no? La sua mente era andata in tilt, no?
fa una domanda fuori luogo, una domanda che non esiste, non gli chiedi a uno spirito se sei veramente tu, no? E poi gli chiedi, chiedimi di fare anche a me quello che stai facendo tu. Cioè io vado a casa, no? E vedo una persona dentro casa mia. No? Ma chi sei? Ah, sono il tuo spirito guida, adesso mi butto dalla terrazza. E io gli dico, che bello, posso buttarmi anch'io? E dice, sì, buttati con me. E io mi butto con lui dalla terrazza. Non sono scemo, perché mi spirito appena arrivo sotto, ho avuto un'allucinazione. No? Ho perso ogni dolce comando, ho perso ogni ragionamento umano, e faccio qualcosa di illogico. Pietro ha perso la sua ragione umana. Questo è un miracolo. Gesù cammina sull'acqua, l'ha sbandato completamente. Buono, era quello che ci voleva. No? E ogni tanto Gesù scuote la nostra vita. Ogni tanto Gesù arriva, no? E fa qualche cosa che ci lascia un po', così che esce fuori magari dal nostro normale modo di fare chiesa, dal nostro normale modo di vivere da buoni cristiani, e ci lascia un po' sbandati. E quello è un buon punto, perché a quel punto Pietro gli dice, allora se tu fammi camminare anche a me sull'acqua, e Gesù gli dice, perfetto, era quello che volevo, per questo sono venuto camminando sull'acqua, perché come hai partecipato con me ai pani e pesci, al miracolo dei pani e pesci, ho detto a te Pietro di andare in giro e agli altri 12 di portare questi pani e questi pesci, adesso vorrei che tutti voi 12 usciste dalla barca e facciamo qua un po' di break dance sull'acqua, no? Se ci sono anche le onde, no? Ma solo Pietro, no? È abbastanza fuori di testa da poter dire non fammi venire anche a me fuori dalla barca. Gesù gli dice vieni, e lui esce dalla barca e incomincia veramente a camminare sull'acqua. E noi sappiamo che non è possibile per un corpo umano camminare sull'acqua, puoi nuotare ma non puoi camminare, ma Pietro lo ha fatto. Perché? Perché è entrata in lui la logica della fede, ha cominciato a dire se Gesù lo può fare lo posso fare anch'io, se Gesù è in grado di rompere questa legge naturale della fisica e invece di sprofondare in quest'acqua, camminare su quest'acqua lo posso fare anch'io. La logica della fede ti porta fuori dal naturale, fuori di quello che è appunto razionale, e cominci a vedere e a credere le cose in maniera diversa, e cominci a vivere in maniera diversa, e cominci a uscire dal tuo luogo di sicurezza, di conforto, la barca, da buon marinaio tu sai che devi stare dentro la barca, esci fuori, cominci a camminare sull'acqua. È Gesù che gli sta insegnando qualche cosa. Questo è un miracolo con lo solo scopo di insegnare qualcosa ai suoi discepoli e di insegnare qualcosa anche a noi. C'è un momento in cui puoi uscire fuori dalla barca, c'è un momento in cui puoi iniziare a mettere da parte tutti i tuoi ragionamenti, tutta la tua logica, tutto il tuo modo di vivere e cominciare a credere in qualche cosa che va al di là di quello che hai sperimentato fino ad oggi. C'è qualcosa che ti può portare al di là, ed è la logica della fede. Però devi essere pronto a credere, perché di Dio ti porta a quel punto in cui tutto quello che puoi fare è credere, non puoi fare nient'altro. Sei davanti a un cimitero di ossa secche, hai solamente mezzo panino, una lisca di pesci e migliaia di persone da sfamare. Sei su una barca e devi uscire fuori e cominciare a camminare sull'acqua, su qualcosa che normalmente non ti sorregge. In quell'occasione cosa puoi fare? Solamente credere. Non puoi razionalizzare, non puoi cercare una spiegazione, non puoi cercare un altro modo di poter fare le cose, devi solamente credere che con Gesù è possibile. Credere perché Gesù adesso nella tua vita puoi farlo. Credere in quel miracolo che non sarebbe possibile, e proprio per questo è chiamato un miracolo. Perché vedete, Dio vuole fare i miracoli nella tua vita. Dio non vuole fare le cose che puoi fare tu. Te le lascia a te da fare. Se non puoi fare tu, perché devo farlo io?
Dio vuole fare solo quello che tu non puoi fare. Dio vuole fare l'impossibile nella tua vita. Noi dobbiamo credere a Dio per l'impossibile, della guarigione di quella malattia che i medici non possono guarire, della liberazione da quella oppressione che psicologi e psicofarmaci non hanno potuto mettere a posto, la salvezza delle persone che sono care, che si sentono così ribelli e così lontane da Dio. Credere per la loro salvezza, credere per una situazione economica che questa crisi non può sistemare, anzi può solo peggiorare, ma noi possiamo credere che Dio ci ha chiamato a continuare a investire nel suo regno, continuare a credere che Dio provvederà per noi ogni giorno, perché noi lavoriamo per Lui, non lavoriamo per questo mondo. Credere al miracolo, e lì Dio interviene, e lì Dio si diverte con noi, e lì Dio si compiace di noi, e lì Dio dice sì, adesso possiamo lavorare assieme. Quando noi iniziamo a usare la logica della fede, allora diventiamo partner con Dio, iniziamo a lavorare con Lui e Lui inizia a lavorare con noi. Vedete, questi miracoli, anche gli altri miracoli che Gesù ha fatto, chiamava i suoi discepoli ad essere parte con lui. Gli ha detto, seguitemi. A un certo punto li ha mandati a fare miracoli, a fare le cose che lui faceva. Perché ha detto, siamo insieme in questo ministero. No, grazie a Dio per il nome profetico che Dio ci ha dato, insieme. Perché noi siamo insieme in questo. Insieme per andare al parco per quei bambini, insieme per organizzare ogni cosa che organizziamo e cercare di cambiare questa società, di cambiare questo mondo, perché non ci piace e lo vogliamo cambiare. Sappiamo che abbiamo la soluzione, perché la soluzione si chiama Cristo Gesù. E insieme con Dio lo possiamo fare. Da soli no, Gesù ha detto senza di me non potete fare niente, ma Dio ha detto con me potete fare tutto. Possiamo cambiare questo mondo, possiamo portare il cielo giù su questa terra, possiamo entrare nelle impossibilità e cominciare a vivere nelle possibilità. Questo che Dio ci chiama a fare. Amen? Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, allora concludiamo con una preghiera e io voglio chiederti adesso di andare davanti a Dio con quella tua situazione, qualunque essa sia, la situazione più impossibile che hai davanti a te, la circostanza più impossibile, può essere una situazione economica, può essere una situazione sentimentale, emozionale, una ferita nel cuore, può essere una situazione fisica, una malattia.